Iniziato il cenacolo del 7 giugno 2021, ancora online, nonostante da oggi il Veneto sia bianco. Ma però adesso siamo di nuovo qui col cenacolo online. Come che vedete, abbiamo Antonello, Valerio De Pilato, Ciccio Mirko Testagrossa, Wikipedia Gabon Peog Digital Merengue, il presidente del Cenacolo, Leoncino, e quello che è a rovescio sono io che sto bene a rovescio, non ho petto i coglioni, chiaro? Sveglio alle 4:40, parto da casa in 5 diese. Però che culo. Ti voglio vedere. Io perché ora? No, perché mi consiglio che come si chiami, gli autoveloci, qui c'ha 7 bici, è 5 e mezza. Cosa? Quindi, siete che Gli autovelox? In questo momento anche Diego Rossetto, come sapete oggi, siccome il Duca Max nel suo maniero ha avuto le difficoltà per il Covid, questo collegamento costerà a ognuno che entra 15 euro. Fra poco vi diamo anche le coordinate. Grazie. Sì, vado a Sì, sì, sì. Prego. Addirittura c'è una cosa. Arrivederci. Ci vediamo. Tante riunioni come queste la sera. Se vuoi, se vuoi rispondere. Diego, lo siete abbandonato immediatamente. Voi che avrà toccato il telefono sbagliato. Eh sì, è una cosa da. Perché leva zero verso? No! Adesso Renzo provi le brezze di stare No, muto come un pesce. Mirko, Capra. Il se pesce qua leva capra. reverso, non si deve dire sopra sotto. Ah, ecco, reverso vuol dire. Sono sotto. Ecco Diego che Diego è rientrato. Eccolo qua. È in macchina. Niente ragazzi, volevo dirvi, dai, scusatemi per stasera, ma mi tocca lavorare, tutto là. Buon Capirai lavoro! tutta la vostra comprensione. Buon lavoro Diego! Diego. Ciao Diego, buon Buon lavoro! lavoro! Dai. Ciao ragazzi, Ciao, buon lavoro Diego, buon lavoro! ciao. Ciao Diego, buonanotte. Buonanotte Diego! Eccolo qua! Dov'è? Com'è qua? Ah, com'è qua? Massimo. Sono qua. Adesso ci sei. Ci sei. Se mi fosse sul telefonino, se forse ti mi vedi, cavara. E ho risposto, Antonello. Vediamo. Ho risposto. Ma Enrico Giorgiuti, dove cacchio è? Ottima risposta. Sarà buon dare il Peter Pan. Eh sì, sicuro. Mi vado così. Così è fuori. Anche all'Ivra si fuori del Peter Pan. Dai, E sono cobaie, cazzo. dai, Sono in macchina cobaie, sono in macchina. adesso c'è Enrico in diretta. Oh. Aspetta, sì. Dai, sì, Enrico, vai, non è troppo. Aspetta, aspetta un attimo, 2 minuti. No, Enrico, dai, porta i 5 euro. No, perché se Enrico dovesse andare a Peter Pan e non trova nessuno, io gli dirò la sopena da via perché non vedrà nessuno. Ma non è più guardato dai 9:15 per cui.
arriva Enrico. Per cui mi ricorderò sempre finché vivo, eccolo, Zeta Piccolo, Alessandro De Boltoi, che già era un scherzo. Si è aggiunto Enrico. Eccolo qua. Ciao Enrico. Ciao Enrico. Ciao Enrico. Che c'era di un'educazione e di una dolcezza incredibile, alla fine partita se veniva da me lamentandosi, no, per fatto che ha perso la partita. Si è aggiunto anche Enrico, mentre Diego Rossetto prima per lavoro ha dovuto lasciarci velocemente dopo un saluto oggi che ci ha salutato, fatto. No? E gli ho detto, guarda, mi credo che l'ultima volta che ti ho visto ti ho orbitato 3 giorni fa, Enrico. Non ti spiego più niente. Perché se ciao, Enrico. Se no, tu mi dici che si ricordi e basta. Ti dico che ne fai stadio, Enrico. Qua, questo. Qua è lo stadio. No, è andato il mio presidente, il presidente di municipalità. Pasquale, sei andato allora? Tomaello. Pasquale, no. È andato Tomaello, c'era un'altra parte. Ah. C'è andato il sindaco Brugnaro e il presidente di municipalità. Ah. È ancora e dici chi c'era? C'era tanta gente che c'era. Enrico Gagliocci di uno che si è appena svegliato. Comunque Valentino Mazzola ha vinto la Coppa Italia col Venezia contro la Roma. Sì. Andato a 3, ritorno 1-0, leggevo adesso. Ma dove ho fatto il ritorno? A Venezia. Ah, vedi. 3-3 a Roma. Ah, però. Però, 3-3 che ha fatto. Vero. Quindi è gol uguale che è stato decisivo? Ah, sì. Ah, sì. Però non ha segnato lui il 1-0. No, no, Valentino non ha fatto tanti gol con Venezia. No. L'unica roba che io se tutti quanti potremmo andare a tore robe su quell'emporio. Ma che non serve una tessera? Non serve una tessera? Una domanda. Una domanda. Ah. Non so. Se si può andare. Di essere sì, segnalato dai cittadini che ha problemi economici. Credo che possa andare solo quelli che hanno problemi. Ma chi vorrà una tessera? Chi vorrà una tessera? Devi essere segnalato dai servizi sociali o eventualmente dalla parrocchia. Ti vuoi andare a fare spesa? O anche dalla questura. Ah, ti vuoi andare a fare spesa? No, ma Antonello, gli darà una tessera forse, tessera. No? Gli darà tessere. Sì, sì, una tessera. Arancio, nero, verde. No, allora non va nessuno. Ma sempre sul viso. Era la giusta, è vero? Esatto. No, una roba grande. Sta una roba grande a fiori. Una roba grande. Anche là. 2700 erotti, vero? Mi pare sia suo bardo, non mi ricordo, suo bardo. Devo guardare in internet, si è sito sul timbro, no? Sì, è suo bardo. E che modo mio proprio nel bivacco. Su qua è questo? Dopo abbiamo assistito a un salvataggio di un signore bloccato nella parete sud della Marmolada, bisogna intorno con l'elicottero. Ma Antonello, sempre sul 78, durante i mondiali dell'Argentina, mi ricordo benissimo. Ma sempre a Marco del Bianco di Adolmino? A nord però. Mi bacco del Bianco. Ah, ecco, bravo. A Marmolada, da nord. Tiaga a nord e Tibardi a parete sud di Marmolada. Io Tiaga a nord, ma Tibardi a parete sud di Marmolada. E qua i dise che a sud sta continuando il cenacolo online del 7 giugno 2021. Tutto bene? 4 chiacchiere in compagnia con gli amici di sempre. Perfetto. Ci conosciamo dal 71, dal 1971, quindi una bella bocca, no? A nord a Marmolada, ma è a Tevarda con la parete sud. Capiamo. Ah, non è la parete sud. Buonanotte, Valerio. Ti va via, Valerio. Buonanotte, Valerio. Se domani mattina Zebeo fa una ripresa all'alba. Bravo, è vero. Ma sarà fatto. Ciao, vabbè, ciao Valerio, buonanotte a te, Emanuela. Ciao ragazzo, no, ciao, no, ciao Baia, no, ciao caro, ciao. C'è allora, il bivacco là. Sulla con Mario Mistro e Maurizio Zanella. Sì. Il 10 settembre
nell'88, perché già era il giorno prima mi ha detto che doveva pagare il tumore, mi ricordo. Madonna. E siamo d'accordo con Mario di andare a fare il compleanno, siamo dei suoi stesso, suo, e volevi andare dal bianco. Quando siamo arrivati a Fugio Palla, no? Sì, sì. E Mario che ha chiesto a quella del bar, se mi devo andare dal bianco, e tanto che non chiese mica più, eh. Addirittura. Ma pensati. Dopo io la rifatto. Ah. Allora andai a dormire al bivacco del Crivella. Porco cane, pensa a te che tangra che ne ho su di bom. E no. Spesa portata via una roba così ancorata come che è? Sì, anche perché c'è la difesa di una roccia, ti ricordi che c'è la difesa di una roccia? Ancorata con fili delle corde d'acciaio enormi, eppure i buriani là. Mamma mia, era di tempesta ragazzi, è terrificante. Allora, brutta fiori. Siamo sulle pirola adesso, poi forciare una scoda vacca dove che peli che ha visto Dio. Due peli che ha visto? Dio, perché aveva paura. Ah, ecco, mi pareva strano. Tanto. Ci vediamo la prossima volta. Ci vediamo il prossimo cenacolo. Prossimo cenacolo. Potessimo chiedergli a Narciso se ne ha se andrà a distanziare i suoi bei colleghi del cinema, ex cinema, magari, potrebbe essere un'idea. Non si può male, perché Narciso, con la storia che fa anche i campi estivi, limita le frequenze. Ah, vero, quindi, vero, vero. Non si deve dare a sala neanche agli altri. Ah, quindi è Franchietto là. Ora niente. Finché non si è finito il periodo di totale necessità di sanificazione. Immagino. Però per tutto il mese di giugno la sala non è adatta. Immagino ragazzi. Ah niente, va bene. Vediamo dai, però a luglio probabilmente un po' di vaccini in più se stai fatti e la situazione migliorerà sicuramente. Migliorerà sicuramente. Assolutamente. Okay. Ciao Antonello. Buonanotte Antonello. Ciao caro. Ciao caro. Ciao Stella, ciao. Leva, dimmi Stella, a che ora te finivi ti a sera col lavoro? Signora Venezia, finivo alle 5 e arrivavo ai sie un quarto in Piazzale Toniolo, dove al cinema Toniolo, dovevamo dare sue ore, quindi dire cose che avevamo fatto, e da prendevo a bici, se avevo a bici, e andavo a casa, quindi sia e mezza, sia 40 da casa. Invece quando giocavo a Chirignago prendevo la bici, avevo la borsa dell'allenamento a Chirignago dentro in ufficio e inciampavo la bici e andavo a allenarmi a Chirignago. E tornavo a casa in bicicletta e 11 di sera, 11 e mezza di sera. La bicicletta dopo. Cosa? Prima roba che ti facevi, sì? Era andare in Cesetta. Assolutamente, arrivavo vestito da lavoro in Cesetta. Sempre. Mi ero vestito con tutta da lavoro. Tante volte arriva in Cesetta vestito da lavoro. La maggior parte delle volte mi venivo a visto del lavoro e stavo là. Te giocavi a imbattibilità? Giocavo a calcio con ori, giocavo un po' di tutto, lo sbregano anche de braghemi, anche del lavoro, perché giocavo già lo suo, e ti sbregavi, ti correvi, crack, buonanotte, altri tempi, così c'era poco da fare. Fino a quanti anni te lavorare lì? Fino al 48, che dopo sono andato in diaisi. Qui ho fatto 35 anni. Ho fatto 35 anni di lavoro. Scarsi, mancava 6 mesi per fare 35. E dopo. Praticamente a 48 anni te la finito di lavorare. Sì. E ho fatto 34 anni qua, quasi 35. Praticamente dovevo aspettare di 6 mesi per andare in pensione con i 35. E purtroppo dopo sono in pensione, dopo si viene fuori la legge che allungava, mio mai già sta in pensione, però siccome che mi ha sospeso perché già ero praticamente incassamati, come per dire, no? E sono stato 6 mesi in casa malati e dopo invece mi ha messo con un assegno, si chiamava di invalidità provvisoria, e non ero ancora licenziato. Nel frattempo si arriva una legge che dovevo lavorare di più e lui mi dava sto anticipo sulla pensione. Finché dopo mi si arrivava. La prima dialisi quando te l'ha fatta, Massimo? Cosa? La prima dialisi quando te l'ha fatta? L'ho fatta il giorno dei funerali di Carlo Wojtyla. Io ho visto che erano dialisi. I giorni di funerali e il giorno del funerale di Carlo Wojtyla. Ah.
che mi ricordo in televisione che domenico si veniva a farmi a dialisi e gli dai i funerali del Carlo Vettila. Che anno c'era? È il 2005. 2005? Aprile 2005. E quanto tessina avanti con dialisi? Fino al 2009. Fino al trapianto, Enrico? Fino al trapianto. Con fortuna. C'è gente che va avanti con dialisi quanto tempo? Beh, c'è chi che c'era con Micero là, che c'era uno che c'era da 31 anni che era in dialisi. Però il punto c'era un miracolato, perché è difficile durare 30 anni in dialisi. Non... Dialisi te assassina il cuore, perché ti è una pompa che spinge il sangue, una pompa che lo cava, e il cuore va contro ai battiti normali, e a lungo andare ti fa cardiopatie, e di solito il 90% muore di infarto. Tanti muore anche durante la dialisi, tanti invece muore a casa di notte, e arriva a casa e muore. È un problema storico. È storico o è atavico, Enrico? Anche fin dal primo momento che si è detto che presenta leva, già era detto che Diego non può venire, se no l'avrebbe fatto Diego. Però secondo me non te l'ha detto che presentava leva. No, infatti. E cosa faccio io? Per chi? Per chi? La cantava i Gens. Ma c'era che sono? Per chi? I Gens. Per chi se tu non ci sei? Per chi? La cantava leva. I Gens. Chi la cantava per chi? Per chi cantava i Gens? E per chi la cantava? Ah, questo qua non ho mai capito. E già diceva, e per chi sorridere di dare ancora, per chi... Fratelli... Perché... Ma è una cover sta qua, o no? Per chi è una cover, sì. È una cover. Sì. Cover. Ma tutte le canzoni all'epoca c'era una cover. C'era una serata, c'è Nacolo cover pronta. Bella. Sì. Bella. No. Se telefonando no. Dovrei essere De Costanzo. Sì, ho fatto anche altre robe. No, Costanzo l'ha fatta se telefonando. Hai ragione, Mirko. Allora vuol dire che mica ha fatto tutta musica di Morricone. Poi non ho seguito tutto il concerto, No, però dopo Morricone che ha fatto le musiche, no, ti ha capito. Pensa che tutte le canzoni. Maurizio Costanzo, per il testo Ennio Morricone per musica. Vedi? Ma metti qui che musica. Morricone che ha fatto una valanga di musica. A canzone. Vabbè. A canzone dico che se tra. Quasi è. Il testo è importante, ma quando che ti fa? Io penso musica. Sì, la musica, so che il testo era di Costanzo, dopo musica. No, ok, però siccome delle volte il testo è musica se te stesso, in questo caso la musica. Stiamo discutendo sulle canzoni cover degli anni 60 e 70 che in Italia si popolavano, diventando successi importanti anche poi nei 45 giri. Enrica Bonaccorti. Enrica Bonaccorti. La cantava Modugno. Enrica Bonaccorti. Bravo io. Enrica Bonaccorti. Pensa che ieri intervistava De Sica Cristian, no? Sì. E ha detto che io una volta che ha cantato una canzone che già era una ciofeca, dopo che ha detto, pensate che era scritta Paolo Conte. Porco cane. Sì. Adesso però se ti ho partito davvero adesso. Sì, ho portato in lei. Ciao raga, no, mi va. Ciao, ti è messo domani mattina. Ciao Leone, buonanotte caro. Ti è messo sera, la roba normale, non hai letto un botto. Quante ore ti dormi? Poche. 5:30? 6:30. Sei e mezza che ho sveglia. E quindi no, ti dormi 5 ore e mezza di dormi, dai. Il rinso adesso se va a vedere un film, sono sicuro. La chiave? Dall'oggetto stracco che vedo diria no. No, diria proprio no. A cada voce. Sveglia alle 6:30. 7 ore di sonno ti devi fare, insomma. Che ora sei adesso? È una bella cosa.
Le 11, sono in letto, leggo un pochettino, ma 5 minuti e sto a luce. Bene, e allora buonanotte vecchio. Va bene. Buonanotte. Sì. Penso. Ehi, ma ti te dormi da solo o con la moglie? Ma io dormo con Gianluca. Tanto passa bene, perché non so, decide io. E quindi che tocca la fine. A parte le tacche, che aveva magari 41 anni di lavoro, e quindi che ne aveva di più di quelli che aveva 38. Allora una rischia di andare in pensione con 40, 5, 6 anni di lavoro, sai, da lì quante. Quanti anni di lavoro che ha Lorena adesso? Lei comincia a lavorare nell'84. 37? Andiamo avanti. Buonanotte allora ragazzi. Ciao, buonanotte Massimo. Buonanotte Enrico, che sta già dormendo. Ciao Piero, ciao Leone, ciao Mirko. Oggi è il compleanno di Maurizio Zanella. Oggi è il compleanno di Maurizio Zanella. Auguri a Maurizio. Auguri. E, Mirko, domande se vede bar di carta. Va bene, se faccio un salto non so. No, perché io ho quattro squadristi del Venezia che vuoi parlarti del mestre. Sì, hai d'accordo, sono qua sempre preoccupato. Va bene, mi devo preoccupare. Vengo con i miei amici. No, vieni con Leone che mettevo posto anche io. Vengo con me, no, Leone adesso caga nel letto. Vengo con i miei amici, sono preoccupato. Porta gli ultra scampato. I cabaltini. Non capivo, scusa. Porta gli ultra scampato. E se qui devi pagare un diversa che chi ci ha manato. Mirko, sta molto attento perché nel Real Campalto del villaggio Laguna del CEP, su 11 giocatori che gioca, 5 guadagnai mi. Ok, quindi il Monaro, mi raccomando che... A Tini te tocca. La domanda che si ferma, ma che sei qualche dunque Tino te gale, no? Eh beh, no, 4 è difficile. 4 è difficile. Ma adesso voglio ripartire. Se il prossimo anno settembre riparte le squadre regolari, vado da Alessio che dà una mano a Dolo. Se adesso c'è Dolo, adesso vediamo se è a Dolo. Vediamo se è ancora a Dolo. Speriamo bene, dai. Benissimo. Comunque, volevo dire che la canzone di A.A. Bronzatissima era del 63, la musica ovviamente sì, la musica era di Morricone e quel A.A. l'aveva inventato Morricone perché non sapeva come partire. E lui ha detto, facciamo così. Una delle cose grandi di Morricone è che il Gaspazia veramente su un ambito anche, a parte che 3.000 arrangiamenti di musica leggera vedevi sui 45 giri, però non c'è uno che ha fatto solo musica snob, no? Ha fatto di tutto veramente. Per esempio la canzone di Paolo Conte, che io non avrei mai saputo che era Paolo Conte, ma leggendo questo libro qua che sembra meraviglioso adesso lo so, Asè del 68, Asè, che cantava Caterina Caselli insieme a te non ci sto più. Esatto, la genere di Paolo Conte, pensate. La canta Nanni Moretti sulla stanza del figlio. Pensati, roba grande. Sì, tra l'altro è una bellissima canzone. Ah, difatti, quello dice che è un'ottima canzone. E invece la famosa canzone Insieme di Mina, ok, c'era addirittura di Mogol Battisti. Vabbè, ma le uniche ne ha fatte tante per tutti. Pensa, Mogol Battisti. Ne ha fatte per tipo 84, eccetera. Nel 70 ha fatto anche questa, pensati, porco cane. Ne fate tanti o ripestaltri, No, va grande. Pensa anche ai canzoni che ha scritto Lucio Battisti per Formula 3. Sì. Certo. Per darvi un'idea. Sì. Cosa che mai? Ragazzi, allora vi auguro buonanotte. Enzo. Ciao Leone, ciao Gianpietro, ciao Mirko, ciao Enrico. Che... No, Massimo, ragazzi, dire la telefonata di Enrico, allora, perché stiamo finendo il collegamento con la maglia nerazzurra e la maglia nero verde. Non riesco a capire che maglia le nero. Ecco, ho capito. Sì, si era qui ancora un po' meglio. Aspetta, che adesso vuol dire una roba prima di andare via. Dimmi Leone. La solita richiesta di un cenacolo raccontato attraverso le maglie.
No, no, ma io ho detto Andrea, ho detto papà adesso appena che se può ritrovarsi, non ho nessun problema. Quindi io vivo volentieri, premi zero, tranquillo. Sarebbe bello poi spaziare dove che vuole. Tra l'altro chi ha scritto Bordon 10 giorni fa, perché Andrea si riusciva a avere una maglia di Ivano Bordon originale dell'82, l'ultima maglia dell'Inter di Bordon praticamente, no? Il dopo anno che c'era l'Inter, quella gialla. Io gli ho scritto Bordon, e Bordon gli ho detto sì, confermo, gli ho detto Andrea, c'era anche la firma, per cui da se mia, quando vuoi, quando che mi sono in zona maestra o cosa, mi avverti per tempo e mi te firmo volentieri di nuovo. Quindi Andrea puoi portare tutte le maglie del mondo, ma se te porti a tua del Vitor, te vinci a classifica subito. Beh, il Vitor è sempre più vecchio. Però chi sei che quella chi sei che Piero tira ti quella del Barcellona delle robe 18 no. Chi sei che l'ha nessuno porca. Quella bianca e rossa c'era delle robe 18 c'era quella bianca e rossa con la striscia bianca e rossa qua e dopo poi che c'era quella quella che abbiamo scelto al Lierzo con i professionisti porco can. Niente da fare, non mi sono mai fatto. Questo è stato uno sbaglio. Non mi sono mai fatto la mai. Pensa che l'altra, pensa che tempo fa ho trovato su eBay uno che vendeva la foto di una maglia di ragazzi della parrocchia, ok? Campo di Favaro, ok? C'era Don Paolo, che c'era Giorgiutti, che c'era Facchin, che c'era anche Edoardo Ciriotto, e vendeva 10 euro in bianco e nero. No, più rivista, non l'ho più rivista, quindi gli ha comprato. Incredibile. Maia del Vit, pensati, gli hai tutti vestiti. Formazione. La roba che dico a Micheletto come frequentatore di messe, però è roba che quando stai in questi ultimi anni, non stamattina, ok? Che adesso mi non vengo più a messa tutte le domeniche perché io lo noto di più, è che il fatto che la società si abbia secolarizzato, la gente vada meno a messa. Quando che siamo a messa sull'alzarsi in piedi seduti, chiede tutti quei che sbagliano. Ma veramente sì, chi si alza e chi si senta. Se alza uno, se ne alza 30. Mamma mia. Chissà, sta sito, sta fermo, perché aspetta. Ma è una roba grande con voi e col tuo stile di piede, ok? Del solito. E invece adesso ti senti che prima che arriva A, comincia a alzarsi 5, 10, 15, e va su un gruppo a 30. Però Piero l'unico che si è riuscito a proprio a travisare e a stravolgere il diciamo il gesto che doveva essere famosissimo, no? Del passaggio del bicchiere santo e poi asciugare il bicchiere, mica volta Mazzini Fassa con bevù e con su la buca. Cioè per capirti che dopo sulla messa fatta in campo con Don Paolo in mezzo al bosco e dopo mi vedevo che lui rideva, ma è alla fine mi ha spiegato perché dovevo pulire il bordo del calice e mi come vuo il calice poco e mi sono intenducato talmente a bocca che capri che ne so. incredibile che c'è anche filmatino, ma non c'è filmatino in momento là in cui siamo Dio pregare là l'attimo, ma vero, tutto vero. È incredibile. Osati, buonanotte a tutti. Buonanotte. Il cenacolo finisce qui, un abbraccio collettivo e ci sentiamo domani. Ciao ragazzi, buonanotte a tutti. Ciao Massimo, un abbraccio. Ciao Ciao anche Enrico, che se devo dormire un tocco. Enrico si sveglia così. Ciao Enrico. E se devo dormire, poveretto. Ciao a tutti, ragazzi, buonanotte. Ciao. Buonanotte. Ciao, notte. Enrico? Eccoci. Enrico? Ecco, no, i ragazzi hanno salutato tutti. Mi ho visto che è già rimasto la telecamera ferma, quindi ho detto appena che lo saluta, ho atteso anch'io. Ok? Il cenacolo ufficialmente finisce qui. Un grande abbraccio, ciao Enrico, buonanotte, a domani. Ciao Enrico, buonanotte a tutti. Ciao Stella, grazie. Ciao a te, ciao Carlo, ciao grazie buonanotte. A te. Ciao Carlo, ciao. Bene, è terminato anche il cenacolo del 7 giugno. Un abbraccio a tutti e una buonanotte dal Duca Max e dal maniero del Duca. Good night, friends. Thank you.